stasera vi abbiamo fatto attendere un po' di più. Amici di Radio Live GP, buonasera e benvenuti alla puntata numero 340 di Motorbike Circus, il vostro appuntamento del martedì sera col mondo delle due ruote. Vedo già un po' di spettatori che evidentemente ci attendevano. Ragazzi, scusate, ci sono stati dei problemi tecnici, stavamo cercando di risolvere un problema audio che sembra che non siamo riusciti a risolvere. Julian ci sta lavorando sotto banco e cercheremo di trovare una soluzione a riguardo. Io intanto ovviamente lo saluto alla regia Julian D'Agata e con me a commento Matt Cattarini. Ciao Matti! Ciao Alex, ciao a tutti quelli che ci stanno già seguendo. E sì, un problema audio tecnico molto importante che potrebbe impedirci la visione, la trasmissione. Esatto, la trasmissione e anche la visione, perché me lo vedo anche di un video che insomma di cui ci piacerebbe rendervi parte, ma che per un momento dobbiamo capire se è editabile o meno. E Julian ci sta lavorando sodo sotto. Ma prima di iniziare, ovviamente, vi ricordo dove potete seguirci, ragazzi: www.livegp.it, il nostro sito madre dove trovate tutti gli articoli, il canale di YouTube dove, se attivate la campanellina, vi andiamo a trovare sempre livegp.it, pagina di Facebook uguale e identica, metteteci il mi piace e andate anche sul gruppo amici di LiveGP dove troverete tutte le nostre condivisioni e leggiamo i vostri commenti. Instagram @livegp.it, poi Spreaker, Spotify, iTunes, Google Podcast, Twitch e ovviamente la differita sul canale 61, siamo il 61 questa volta se non sbaglio, Telecampione Campione Sport, la domenica alle ore 20, quindi potrete rivedere questa puntata in differita, ma in televisione, saremo anche sul piccolo schermo. A detta poi questa cosa qua, mi viene in mente il fatto che mi stavate spoilerando un video del nostro primo ospite, un reel che potete trovare sul suo profilo, credo Instagram se non sbaglio, ma credo che ci sia anche su YouTube, perché ha un bel canale YouTube il nostro, non c'è? No, lo vedo nel background che mi fa di no, dove? Soltanto Instagram e Facebook, niente Facebook nemmeno. Ma mettilo dentro che almeno ci parla. Hai ragione, è vero. Julian, primo ospite! Cioè, devi capire questa che è capace tipo, che ti faceva mezz'ora di ciao ragazzi! Ciao Gri, come stai? Buona serata. Bene, voi? Tutto bene. A me piaceva però, ripeto, questa comunicazione tipo cinema anni 20, no? Il mezzo muto, esatto, bravo. Quante ne sai, Cristian, quante ne sai. Allora, che si dice? Raccontaci, allora, io in realtà non volevo spoiler, perché a me non piacciono gli spoiler, non voglio gli spoiler, odio gli spoiler, però immagino che dobbiamo informare, quindi raccontaci un pochino di questo video che è uscito, questo reel. Poco fa mi hai detto che non vuoi spoiler, adesso vuoi che lo spoiler. Bravo, allora, un sommario che non mi rovini la visione, facciamo così che non la rovina neanche a coloro che ci seguono, così che la possono vedere su tutto. Dico solo. Ma scusa, diciamo a Julian di metterlo direttamente. Ah, si può fare? Aspetta, Julian, si può fare? Cioè, se si può fare, c'è l'IG di Cree, dove c'è un reel che faccio dovrebbe... Faccio io, giro il link io. Bravo. Oh, ragazzi, incredibile, Matt Cantarini si sta dimostrando utile per la prima volta nella sua vita. Neanche la madre sapeva che era utile, Mattias. Adesso così, di punto in bianco, i nostri ascoltatori scoprono cose del genere. Una roba incredibile, fuori di testa. Allora, ritornando alla stretta attualità, intanto che Julian si mette a litigare anche con quest'altra incombenza, stasera la regia non sarà proprio una cosa semplice. Cree, io comincio dall'anno prossimo, perché intanto voglio sapere i tuoi programmi per l'anno prossimo, perché io comincio da là, perché ci siamo visti a Hickman e non mi hai detto niente, adesso mi devi dire qualcosa. Allora, programmi del prossimo anno ancora un po' offuscato, no? Allora, c'è alta probabilità di fare come quest'anno. Ok. Stesse team, stesse moto, stessi campionati. C'è una piccola percentuale di possibilità di qualche cambio, soprattutto dal lato endurance. Sono degli spiragli per fare qualcosa di diverso. Meglio, nel senso, nella direzione in cui vorrei andare io. Il problema è che, vedi, questo lascia poi libera interpretazione alla mia immaginazione. Vorrei dirlo, ti giuro, vorrei dirlo, perché vorrebbe dire che è fatta. Esatto, c'è comunque una percentuale di riuscita nell'operazione, però purtroppo non c'è, cioè ancora non so. Scaramanzia. Julian, ce lo fai vedere quel video? Ho rischiato, Penso che non ricordavo nemmeno che ci fosse stato il sole a Spa, pensa.
vero, ma non mi ricordavo ci fosse stato. No, c'è sempre stato tranne che in gara. È sempre stato tranne quando sei arrivato a segnare. Ecco, forse è la seconda parte il problema, quando sono arrivato io. E anche qui è vicino, Io consiglio a chi abbia la facoltà di prendersi una piglia e stapparsela, perché questo video se la merita proprio tutta dalla prima notte di corso. Ottimo, tutto quello lungo ci è salito. Guarda la fatica che fanno le spot comunque in salita fuori dall'Urugi, quanto ci mettono a togliere la quarta e mettere la quinta. Ci vuole, Ma stava andando a passeggio l'ultimo che hai fatto, perché gli hai tirato la staccata da 200 metri. No, bello, non sono amatori, raga, non sono amatori, no, sono partecipanti alle visite. Vi ho visto andare, andavate forte. Allora, qua veri i propri commenti, sempre ottimo momento di trasmissione motori, avanti così, grazie Stefano. E Moschitigno 17 dice, ma Cocoro piantato, ma perché era Cocoro? Sei riuscito a riconoscerlo? Quello che ti taglia davanti la strada, sì. Madonna, sì. Moschitigno, complimenti, hai detto un ottimo occhiato, un ottimo colpo d'occhio, guarda. Quindi diciamo, Gri, che più o meno l'anno prossimo la situazione sarà quella. Sono appena... Luca, aspetta, c'è Luca che dice che ama forte anche le bike. Attenzione, sì, guarda, allora... L'altra volta mi è capitato di vedere una storia che ha messo Christian su Instagram, dove ha fatto una cosa come... Quanti erano? Ah, sì. Ma non con le bike, però. Con la bici a strada, 300. È uguale. 300 km con le biciclette. Roba che io, al solo pensiero di una cosa del genere, ho avuto i crampi per una settimana. Tu non li hai fatti da quando vai in bicicletta 300 km? Io... Potrei avvicinarmi ai 200, forse, in tutta la mia vita però, cioè considerando 30 anni di onorato servizio. E comunque ci sono andato un po' in bici, ma mamma mia, una follia. Senti, ritorniamo alla stretta. Comunque vi posso dire che è molto, molto, molto più faticosa una 24 ore che 300 km in bicicletta. Quindi renditi conto. Cioè, giusto Allora sì, ci sono svariate considerazioni a fare questo. Io penso che potrei non sopravvivere a nessuna delle tue, quindi mai scoprire esattamente quale potrebbe essere questa difficoltà ulteriore, non arrivando alla fine della prima. La seconda proprio non è neanche ponderabile, è tutta un'altra cosa, anche se stiamo organizzando, cioè, una competizione che si chiama 23 ore e 60 minuti di Le Mans, che si fa con moto 125 ed è una 24 ore a tutti gli effetti con moto 125, equipaggi a 6 persone, una cosa discutibilissima, però bellissima, e quindi potrebbe essere, non lo diciamo nel caso si faccia, facciamo equipaggio da 6, 3 piloti, io, te, Matteo, invece a fare i piantati. Certo, qualcuno deve portare avanti la gamba, noi facciamo un quarto d'ora a testa, scendiamo giù facendo finta di essere stati quelli che hanno girato di più, ma è normale che sia così, che io al quarto turno sono alla quarta Ceres, 883 secondi, mi sono già lanciato due volte. È un altro discorso, ritornando, ripeto, riagganciandomi al discorso che ha fatto Cri, che punta a rifare entrambi come quest'anno, visto che è notizia di ieri e di oggi il cambio delle date. Bravo. Dei calendari di EWC e CIV, che permetteranno appunto a tanti piloti del CIV di poter fare entrambi, perché così restando resta solo la concomitanza di Spa con Vallelunga a giugno. Il problema è che, come nel caso ad esempio di Saltarelli, che mi ha chiamato appena uscito il calendario, che io ho la possibilità di saltare Vallelunga per fare Spa. Lui, che peraltro ama Spa come tutti e vorrebbe assolutamente esserci a tutte le gare, in realtà non ha possibilità di saltare Vallelunga. Lì dipende un po' dai contratti e dagli accordi che c'è con i team, no? Quindi anche una sola concomitanza può essere, nel mio caso no, però potrebbe farti saltare il progetto di fare entrambi i campionati. Fortunatamente ne ho solo una come l'anno scorso, quindi io farò tutte e due. Ma a inizio, appena era uscito il primo calendario, che c'erano due concomitanze, lì non avrebbe avuto senso, infatti mi scazzava parecchio. C'era stata la lettera, infatti, di voi piloti. Sì, non ha risolto tantissimo, però nel mio caso mi è andata bene, perché mi permette di fare entrambi. Però quelli della Moto E e come Saltarelli, che non può comunque saltare una delle due gare, non ha risolto tantissimo. Cioè, sono uno dei fortunati, diciamo, che ha migliorato la situazione. Diventa veramente, ovviamente, meglio di così, diventa veramente difficile, nel senso che CIV
che a cascata ovviamente cambia determinate tappe, vorrà dire anche che, per dire, ecco, Matt sta aspettando il CV in salita, ancora deve uscire con il calendario, la Superbike ha un'altra tappa da annunciare che teoricamente potrebbe essere Imola, soltanto che anche quella non avrebbe molto senso perché la mettono come ultima tappa. No, agosto. Sempre. È sul calendario provvisorio, è messa in coda. Sì, ma secondo me è messa in coda perché poi la piena. Esatto, in un doppio TBA. Le informazioni che ho sono di una data di agosto, come... Che avrebbe, ripeto, avrebbe perfettamente senso, però nel momento c'è in cui... fresco, peraltro Imola agosto è... ma dai, temperatura così, rispetto... 80 gradi senza termocoperta, cioè proprio rispetto a maggio, dove di solito lo si faceva coi pilumini in mezzo alla pista, No, però anche quello, no, per dire, sempre ritornando al discorso, se, per dire, Simone ha il problema di una concomitanza, figurati se ha qualche pilota che magari firma per due team, tipo, ecco, CIV, qualsiasi categoria, ed Endurance, casca Imola con un altro appoggio. Parlando, per dire, soltanto di EWC, col fatto che Suzuka è stata spostata la settimana successiva, ossia la prima settimana di agosto, potrebbe potenzialmente... Guarda, ti assicuro, no, non lo fanno... Quella no, perché... Sarebbero scemi. L'hanno cambiata apposta per evitare la concomitanza col mondiale. Ma della MotoGP, la settimana prima c'era... Della Superbike, perché la Superbike la settimana prima di Rea, sostanzialmente. Sì. E quindi non ci sarebbe... No, anche Honda, Kawasaki e Honda che schierano di solito i piloti Superbike. Infatti c'era una... Però Kawasaki... proprio anche i meccanici sono quelli del team l'anno scorso, sì. Quindi, poverini, non faranno mezza giornata di riposo, si mettono la tappa la settimana dopo questi fanno veramente una roba. Giulian, peraltro, se ci vuoi mandare intanto anche i calendari in sovraimpressione, diamo un'occhiata ai calendari della Superbike, del CIV aggiornato e delle WC, così diamo un'occhiata alla situazione. Vai, metti. No, rischiano davvero, se dovessero metterla la seconda settimana di agosto, Imola, che non penso, perché a Ferragosto non so quanto agosto è la gara. A Ferragosto sai quanto ricostano i commissari a Imola? E loro si fanno Most, poi partono probabilmente la domenica sera per essere a Suzuka, cioè, anzi, la settimana prima si fanno Suzuka perché ci sono i test, tornano in Europa, fanno Most, ripartono a fare Suzuka e ritornano per fare Imola. Cioè, vedete, il jet lag a loro gli fa un baffo. Madonna. No, vabbè, ma non è, cioè, non penso sia grave. Ma magari anticipano, faranno i test privati a Suzuka invece di fare quelli di gruppo la settimana prima. No, sono 15 giorni prima della gara di solito i test di Suzuka. Boh, magari cambieranno qualcosa, o magari non cambiano la data dei test, quindi rimane due settimane prima. Ah, può essere anche quella, sì. E che c'è la settimana prima? Scusa, aspetta, che c'è quella settimana? C'è niente quella settimana là da fare la Superbike? No, c'è la sosta della Superbike. Non lo studiare memoria, quindi non lo so. Quello già sarebbe una cosa un pochino più umana. Vediamo, Giulian, cosa ci sta mandando alla regia. Ecco qua il calendario aggiornato del CIV. No, non è aggiornato. No, questo è quello che è aggiornato? Questo, no, è, questo è, che... è uguale, cambia, è uguale, solo... cambia la prima data. Bravo, ha switchato con la Coppa Italia, quindi la prima gara è il 30 aprile e poi esatto, c'è il 14 maggio. Quindi comincia ancora più tardi. Comunque praticamente noi quest'anno non riusciamo ad avere, meno male che la Superbike torna al Phillip Island e ricomincia un pochino prima, perché sennò quest'anno non riusciamo a vedere proprio un cavolo di niente d'inverno, e questo mi dà un po' fastidio. Parlando, rimanendo però un po' nel calendario, che cosa ne pensiamo di queste tre? Praticamente la Superstock si limiterà a tre gare a tutti gli effetti quest'anno per il Mondiale Endurance. Da quello che so io non è proprio ancora nemmeno prevista la possibilità di aggiungere una quarta tappa europea in stile Most, roba del genere, ma per te ha senso? Come quest'anno, purtroppo ci sono dei pro e dei contro, nel senso che è bellissimo avere 3-24 ore, però ovviamente sono molto molto impegnative. So che in teoria ci dovrebbe essere ancora da contratto, perché avevano firmato per 2 anni con Sepang ed era un'entrata attiva con l'Indonesia, quindi l'obiettivo sicuramente, se non quest'anno, magari il prossimo, è di nuovo fare una gara fuori anche per la stock. Il problema secondo me è per i costi, perché comunque i team, che ce ne sono tanti piccolini, a parte una decina, fare 3-24 ore, in cui comunque triti, tre motori, sì, sicuro, cioè più test,
addirittura andare a fare anche una trasferta extraeuropea diventa veramente proibitivo. Cioè, rischieresti di andare in Indonesia con 5 team della stock, capito? E non avrebbe senso. Quindi, No, secondo me, certo. devono aspettare un attimo o che la situazione migliori o comunque i prezzi generali, i costi diminuiscano, perché adesso comunque anche i viaggi, cioè la trasferta con le casse per le moto costa veramente un botto rispetto già solo nel 2019 quando eravamo andati appunto a Sepang. Quindi secondo me è una fase un po' di stallo e capisco l'organizzatore che comunque debba tutelare un po' tutti, no? No, certo, però magari che ne so, mettendola giù facile facile, una roba non troppo costosa, direi un Portogallo o una Spagna sono comunque ponderabili, magari un pochino Sì. prima di Le Mans. Certo, non lo puoi fare a gennaio perché siamo tutti d'accordo, però realisticamente parlando, una 8 ore fatta a marzo, a inizi Sì, marzo. oppure tornare al Cesleben, così. Non so perché, Oppure sinceramente. una dopo, magari, capito? Che tu dopo che hai fatto, magari prima del Boldor, ma dopo. Dopo Allora, Suzuka potevi sì, fare quella. secondo me non volevano metterla perché puntavano appunto a fare qualcosa extra europeo. Il fatto è che Le Mans non la puoi accorciare perché ha 24 ore. Il Boldor è 5.000 Figurati. anni che ha 24 ore, non è che la posso fare 12. Spa vuole solo la 24 ore e quindi ci siamo ritrovati con 3-24 ore, che comunque anche per i team non è positivo perché comunque se ne sbagli una o comunque i problemi ce li hanno tutti, perdi un sacco di punti. E far bene tutte e tre le gare, oltre ad essere forte, devi avere Culo, si chiama proprio culo, cioè c'è scritto sul dizionario, lo E potete. quindi rischi che comunque sia il campionato sia, cioè ci voglia tanto di quel fattore lì più che velocità pura. Invece mettendo una 8, una 12, dai, è più facile che vinca il più veloce. No, ma anche aggiungendo magari una quarta gara ti permette di recuperare qualcosina su una Sì, però 24 ore, andare a secondo compensare un me blocco, no? non so, secondo me è per via dei costi e per non sovraccaricare un po' troppo i team, che comunque tra 24 ore sono pesanti. È vero, quello è Considerate vero. che leggevo un'intervista di Manuel Puccetti prima, La butti via una moto dopo 24 solo di biglietti aerei per andare e tornare dall'Australia ha speso lui e il team 42.000 euro. ore. Eh sì. Solo di biglietto Beh, aerei. E però, cioè, anche discretamente normale, nel senso, per andare in Australia fai prima a bucare al centro piuttosto che girare Ho intorno capito, al ma andare in pianeta. Australia, andare a Sepang è la stessa, cioè non Ma è che. infatti quello non è a mio modesto parere, quella non è una condizione che attualmente il Mondiale Endurance si può permettere, per quanto secondo me goda di grandissima salute, però è altrettanto Sì, vero che ma c'è grandissima difficoltà. salute perché praticamente fa le gare che è sicuro di fare sold out, Certo, cioè, capito? E lì sì, no, ma fai Le Mans piena, Spa comunque c'era tipo c'era gente. 50.000, cioè vabbè, non era a livello delle altre, però c'era. Boldor, record di presenze dal 2015, e se tu ci metti una 8 ore in Portogallo, Ecco, non è fai vero pure niente, che capito? sono tappe difficili da raggiungere pure per il pubblico, nel senso Portimão è in mezzo a nulla, Estoril già è un Sì, pochino più magari. però comunque è meno sentito, ma secondo me anche se fai Misano non fai 50.000. Cioè, No. ormai lo fa fatica a fare la MotoGP in Italia, quelle cifre lì. E No, certo, quindi ma comunque infatti. sia fai una gara in perdita, anche per loro che è il campionato, e loro, cioè, perderci tutti non ha senso. Direi che per loro l'ideale sarebbe andare a Schleswig, anche quella dove sanno che forse hanno più pubblico tra tutte. Sì. Però il problema è sempre il solito, nel senso che attualmente quello che manca un pochino al Mondiale Endurance è la possibilità di parlarne anche nei mesi invernali, cioè un calendario composto da 3 tappe e mezzo, perché comunque Suzuka ovviamente non fa parte del campionato. È vero che Suzuka fa fortunatamente elemento a sé e quindi fa parlare di sé anche esclusa dal campionato Endurance, però realisticamente parlando diventa difficile mantenere l'hype su un campionato che ha sì una valenza da Gare. aprile fino a settembre, ma che sono 3 gare, quindi non Ma ne riesce a parlare. secondo me, cioè come l'ho vissuto quest'anno io il campionato, è sì un campionato, però sono 3-4 se vogliamo mettere anche dentro Suzuka e 20 a sé. Cioè c'è la 24 ore di Le Mans, evento pazzesco, Spa, cioè sono, capito, è un campionato sì, ma formato da grandi eventi. E quindi, cioè tu la vivi
per il singolo, invece che certo, sì, sì, no, no, io ripeto, io questo lo capisco, però a maggior ragione slega ancora di più le persone che magari che riescono a concepire l'idea di campionato, ma di gara a sé stante, per quanto una 24 ore ha anche tutto il diritto di essere una gara a sé stante, visto che praticamente sono 5 tappe di percorrenza, saranno 10 tappe per il mondiale superbike, una gara sola. Sicuramente è un limite, sicuramente è un limite, però era anche uscito il discorso, se ti ricordi, nel 2019 pre-Covid, di fare la stagione invernale, quindi iniziare a dicembre in Malesia, come abbiamo fatto, ma poi è successo il Covid, quindi casino. Cioè... No, certo, però vedi, già il fatto che a dicembre non ci sia veramente nient'altro che corre sulle due ruote rende la cosa ottima. Sappiamo che costi, ricavi, non è fattibile Sepang, ma proprio in generale, nel senso... Sì, ma lì abbiamo parlato tutto Petronas, quindi alla fine a noi costava meno, cioè, ai team costava meno andare al Paese. Ha tutte le mani, capito? Cioè, finché c'è qualcuno che paga tutta quanta la trasferta per tutti, va benissimo, però immagino che Petronas non sia abbia tutta questa fantasia di replicare. No, ma infatti ti dico, cioè, il problema è tutto post-Covid, capito? E prima esatto. C'era una via, una strada che era percorribile, secondo me figa, correva a dicembre, c'era venuti i piloti della MotoGP perché correva Morbidelli, correva Sciarin, era figo secondo me. E poi è successo il Covid, capito? Quindi siamo ritornati al campionato classico con meno gare tra 24 ore, che comunque sono molto pesanti, e quindi si è mischiato un po' tutto. Sì, c'è stata un po', diciamo, di retrocessione. Matt Cantarini torna subito, che ha avuto un problema tecnico. Passiamo invece magari un attimino, tanto per chiudere, Cri, sulla parte CIV, e cerchiamo un po' di capire quest'anno, anche considerando che già sai che parti con un handicap di una gara, qual è, diciamo, un pochino l'obiettivo, perché ovviamente perdere 25 punti così pronti via, che ancora, cioè, tu già sai che hai 1-0, quindi hai non posso sbagliare le altre, almeno è bravo, capito? Hai ancora meno possibilità, e dici, vabbè, non posso neppure, scusate. No, non posso. A meno che però ci stiamo un po' picchiando noi piloti, sai che adesso stiamo cercando di prendere in mano un po' le redini della situazione, farsi risultati, però qualcosa abbiamo ottenuto, di avere la gara di scarto. Sì, però comunque non ti permette di sbagliare, perché vuol dire che gli altri possono cadere, tu sei già praticamente caduto. Però parto con 6 gare come gli altri. Quello è vero, quello potrebbe essere. Posso fare, contano i punteggi con 6 gare, non con 7. E secondo me, ripeto, ha molto senso, soprattutto per tanti che fanno ovviamente il doppio impegno. Cioè, noi sappiamo tutti quanti che il CIV, tolti 6 o 7 piloti, non paga lo stipendio di un pilota, quindi è anche abbastanza... 7 piloti e poi sono finita la griglia, cioè. Esatto, poi ma proprio finita, nel senso che sono qua, cioè l'anno scorso. Non so, sì. Vabbè. E questo comporta il fatto che se un pilota deve scegliere di fare il campionato italiano, deve farlo ovviamente già sapendo che la valigia la deve portare lui. Genericamente, tu per portare la valigia all'interno del campionato italiano te la sei portata da un'altra parte, anche, capito? Dici, io faccio questo e questo, diventi mio sponsor mio su tuta, casco e quello che vuoi, e c'è una visibilità di 3-24 ore più 6 gare, altrimenti non sarebbe fattibile, quindi avrebbe molto senso. Ma gli organizzatori sono propensi, diciamo, ad ascoltare un pochino questa linea di pensiero un po'? No, in realtà quello che ci hanno risposto anche pubblicamente, cioè nel senso, non è che me lo invento, è che loro vogliono dare un'identità un po' separata al CIV, e quindi cioè non essere piloti del mondiale che fanno anche il CIV, o piloti della Rookies Cup che fanno il CIV, o di qua di là, ma essere pilota del CIV, punto e basta. Il fatto è che non... cioè, come quelli del BSB, no? Tanti sono piloti del BSB, punto e basta, anche a livello superbike, eccetera. Sì, però... non te lo puoi permettere, secondo me, con l'attuale organizzazione, attuali costi, ricavi, eccetera, capito? Cioè, per fare una roba di genere devi essere strutturato, devi permettere ai piloti di poter fare solo quello. No, ma poi il BSB è composto da un insieme di circuiti, di gare discretamente più elevato, e questo... no, e soprattutto, ovviamente, se tu fai 80.000 spettatori a qualsiasi circuito dove vai, sia che sia veramente la pista di kart dietro casa, sia che sia Holton Park, certo. Grazie che, insomma, poi i sponsor sono... Ma poi c'hanno sponsor, c'hanno Samsung, c'hanno degli sponsor esagerati, che manco in MotoGP. Il fatto è che secondo me un po' abbiamo sbagliato forse noi piloti, che non siamo riusciti, diciamo, a spiegare i nostri problemi all'organizzazione,
nel senso a livello di budget, eccetera, perché comunque, cioè, sembra che ci trattano come se noi prendessimo 1 milione a testa, no? E quindi loro decidono, noi dobbiamo fare. Ma in realtà Però non. mi sembra strano che non sappiano la situazione, Grida, è possibile che, cioè, o Ma vivono fuori secondo al mondo. me, cioè, a cioè, oh, cioè, oh, cioè, è una scusante che gli do, perché se la sanno, allora sono, cioè, pazzi, capito? No, io posso comprendere il fatto che per loro l'identità del campionato sia più importante dei partecipanti, ma questo può valere solamente nel momento in cui il campionato fa 50 iscritti a griglia e quindi tu hai spazio da buttare via. Ne puoi Quando perdere invece... 10 che fanno anche altra roba, capito? Capito? Però è altrettanto vero che peraltro tante volte i titoli grossi che si vedono sui media dipendono proprio da piloti come te, come Canepa, come Krummenacher, adesso ricordo di preciso chi ha corso quest'anno, c'è venuto Corsi, c'era, cioè sono tutti piloti che però derivano e provengono e fanno altro in realtà e sono venuti a fare la loro esperienza nel CIV. Quindi questo discorso ha senso fin tanto che non sono proprio quelli gli slot venduti per quanto riguarda il CIV. È tornato Matt Cantarini, a cui lascio la possibilità di fare un'ultima domanda prima di far Sì, andare a cena Cristian. bruciapelo, appena arrivato. Beh, così adesso cattiva, vai cattivissimo. Vi ho seguito, no? Il discorso che avete fatto sul perché il CIV vuole un'identità propria ha senso se è un'identità come quella del BSB o del Esatto, Moto non c'è America. identità nel senso, ma non per cattiveria, cioè cosa, cioè, c'è un Corri troppo campionato e poche gare, con 10 perché poi partenti, sei weekend. cioè cosa vuoi fare? Zero sponsor, zero, cioè cosa, come fa ad avere un'identità, scusami? Poi sono d'accordo sul fatto che forse il nostro campionato è quello che porta fuori più talenti a livello mondiale, perché se Ma ci pensiamo. fuori, allora, no, ti aspetti, correggo. Il livello è altissimo, ma che porta fuori dove? Penso. Guarda Superbike, Supersport, No, parlo dalla Pre-Moto3, che poi sono quelli che fanno carriera dopo. La sì, beh. Supersport, comunque, il livello della Supersport è tra i più alti che c'è, Sì, ma soprattutto. anche Superbike, il problema è che proprio, cioè, uscire è Anche impossibile, ma perché nella realtà non sia in Superbike che in Supersport vincono i decani, peraltro, perché ricordiamoci sempre esiste. che Supersport e Superbike le migliori gare le fanno i piloti più esperti ed effettivamente poi dopo non ti permette di arrivare da qualche parte. Metta, hai disattivato il microfono. Ecco, adesso ti sento. Stavo sgridando. Ah, ok. No, allora, Spinelli dovrebbe passare al mondiale che ha vinto il 5 quest'anno. Tanti altri che dovrebbero passare dal mondiale Bertelle, sì, l'abbiamo non vista ce ne queste cose. sono. Però io allora, il discorso della federazione può anche aver senso dal loro punto di vista. Io guardo più che i grandi, quindi National 1000 Superbike, il discorso proprio dei giovani, dove con la Pre-Moto3 hanno creato, cioè c'è questo percorso di portarli dalla Pre-Moto3 alla ETC e alla Junior GP che può aver senso, però a questo punto non devono svalutare così tanto il CIV Superbike, dove alla fine sono Sì, ma 15 calcola che di solito i piccoli, cioè quelli che fanno la Pre-Moto3, eccetera, non hanno il problema endurance, esatto. Moto Ah, E, eccetera, capito? hanno il Il problema è problema di adesso siamo noi, cioè i grandi che hanno Moto E e BC. No, ma poi il problema è anche il fatto che comunque l'appassionato medio, che più magari vi piacerebbe anche venire al CIV e tutto quanto, ma ovviamente ci viene per le moto grandi, non ci viene per la Pre-Moto Certo, 3, ma alla fine capito? quelli più conosciuti siamo noi, cioè i bimbi ancora non Cioè, sono. hanno tempo, hanno bisogno di tempo, avranno tempo insomma per farsi la strada, però diciamo che tu, le persone che ti portano le persone in autodromo, i piloti che ti portano le persone in autodromo, si trovano nelle classi che stai in qualche modo svantaggiando nei confronti di un sistema vivaio che può anche funzionare, ma che se da solo non è sostenibile e non è supportato dalle classi maggiori, non porterà poi alla fine a un risultato salutare per tutto il campionato. Cioè, il No, problema principale è questo è quello. innegabile. Ed è tutto lì, vabbè. Secondo me comunque è un discorso difficile, cioè nel senso posso capire anche la federazione che non è una situazione facile, però secondo me ci dovrebbe più comunicazione con i piloti, e invece cioè, non c'è, capito? Sì, è sempre che poi dopo si Visto che continua lì. comunque siamo in una situazione un po' del cazzo tutti, cioè parliamoci Sì, ma infatti, ma e secondo me ha capiamo un perfettamente attimo come senso. fare, capito? Ha No, perfettamente, ma invece poi. escono a calendario senza dire niente a nessuno, poi noi ci lamentiamo.
cioè Frank è una figura che cazzo con tutti, no? No, anche perché poi dopo la prima la lettera era Fulgori che diceva no ragazzi non possiamo farci niente, adesso una tappa è cambiata, allora qualcosa si poteva fare. Ma si può fare, sì, dai. Dai. Ma lo fanno tutti, cioè, perché il 17 no? giugno secondo me, cioè, non penso Vale Lunga abbia tutti questi impegni. Allora, non mi trattare male il mio autodromo di casa, va bene? Avete rotto le scatole di fare questo nonnismo nei confronti di Vale Lunga. Solo poi... Ma smettiamo poi, di ragazzi... dire a Vale Lunga e veniamo a Cremona, che ce l'ho qua dietro casa. A parte quello, un'altra roba, ma poi, cioè, si può iniziare a fine aprile e finire a inizio ottobre, quando qua fino a 10 giorni fa c'erano 25 gradi. Cioè, bisogna allungare un po', cioè il BSB che... hanno 10 gradi anche ad agosto, iniziano prima e finiscono dopo. Sì, sì, è vero. Beh, noi invece solo l'aria, capito? Secondo me il limite attuale del CIV è che si ostinano a correre solo sulle 3-4, mettendoli dentro Imola, piste del mondiale. Anche. Cioè, se dovessero fare un campionato a 12 round, come adesso, ma 12 round veri, non 6 round con doppia gara. Sì, 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 cioè, fare Cremona, Tazio. Cremona... Il problema è il paddock. Cioè, per quanto ne so io, l'unico problema è il paddock, che sono piccoli entrambi. Se metti 18 categorie in un weekend, sì, certo che il paddock è piccolo, nel senso che il mondiale non c'è paddock. Bisogna selezionare, porti solo quelle del CIV, non porti il National, non porti la Women. No, comunque finanzi per fare un parcheggio un po' più grosso. Esatto. Poi pare che non c'è un campo di grano dove appoggiare i camion e i tir. Dai, io non ci credo che tra Cremona e guarda, ci sono cose assurde in realtà, però... Sì, vabbè, quello che mi dicono. Va bene, dobbiamo andare col prossimo ospite. Cri, grazie per essere stato con noi. Ci fai sapere, ci mandi un messaggino se ci fosse questo steppettino che vogliamo sapere, che ci fai sapere, insomma, no? Va bene. Oh, bravo. Grazie, Cri. Grazie mille, Cri. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao. Palleggio diretto oserei dire, Julian, perché Edo è un po' che ci guarda male dal backdrop. Vai. Ho voluto aggiornare la tua foto perché quella che hai messo su Facebook mi piaceva tanto, no? Ed era... Aspetta, com'è che si chiama il team? Gli Incredibili Hülkenberg. Ecco. Perché era su base... Allora, in base al colore della Hulk squadra... e Hülkenberg. No, dico, in base al colore della squadra più o meno dovevamo scegliere un nome a tema, chiamiamolo cartoonistico. È bellissimo. È veramente bella, ragazzi. Edoardo Vercellesi in tutto il suo splendore. Allora, Latina, che ormai è un classico, però va bene. Allora, aspetta, che mando una cosa. Poi col riporto davanti, io devo in qualche modo cercare un pochino di mascherare la mia età, ragazzi. Voi dovete capire che al contrario di Edo, io sono anche grasso, quindi da qualche parte devo rientrare, altrimenti giustamente non... Però, aspetta, perché Giulia, ti sto mandando una foto su WhatsApp, se puoi per favore metterla in diretta. Fu creazione infima, ma bellissima. Dai, non ricominciare. No. Non la fanno andare poi dopo in televisione, Alex. Perché no? Ha senso. Quello che hai detto appena senso. Allora invece in serio, allora va. Ok, giusto. Giulia, mi mandi questo invece, allora, per favore. Dov'è Julian? Ho già paura. Il bello della diretta qua, eh. Sì, se qualcuno vuole anche presentarlo sul programma nel frattempo. Mettiamo le mani avanti. Matt, presenta tu, va, che visto che mi pare che Alex finita e quel bellissimo la diretta. Alex, fammi parlare. Finita la stagione Superbike, facciamo un recap di quello che ci eravamo sentiti forse poco prima di Phillip Island, vado a memoria. E forse già Mandalica, segnato, non mi ricordo. No, forse non hanno ancora segnato i titoli Superbike. No, quando ci siamo sentiti l'ultima volta, secondo me ancora no. Non c'era ancora niente di assegnato, però eravamo fortemente indirizzati e sinceramente non è successo nulla di strano. Quindi è andato tutto come c'eravamo lasciati alla fine. Tra l'altro io ho azzeccato, non mi ricordo se voi, ma io avevo azzeccato il pronostico Bautista vincente dopo i test di Portimao. Sì, e ma poi... l'abbiamo detto subito che sarebbe stata una coppia vincente. La grande domanda è subito stata,
funzionerà, non funzionerà, sarà un nuovo 2019 o sarà il completamento del percorso. C'era chi aveva ancora negli occhi quello che era successo 4 anni fa e aveva paura che potesse essere un nuovo buco nell'acqua. Chi invece ha valutato, diciamo, il bicchiere mezzo pieno di quel 2019 è partito come noi, dicendo, beh, quel, come dire, quell'incrocio, quell'incontro meraviglioso tra moto e pilota, abbiamo visto cosa può produrre e perché non dovrebbe produrlo di nuovo. Però è sempre che bisogna aver paura che il fattore psicologico poi faccia terminare il tutto nel disastro visto da Laguna Seca 2019, insomma, e poi però si è proprio visto un crollo netto. Aspetta, perché abbiamo il video che ho mandato a Giulian, quando vuoi, perché se ne vale molto la pena. Placcalo. Adesso passo con Edoardo del Giro. Secondo me è uno dei punti più alti della giornata della tua vita, credo, sì. C'è una foto bellissima dove poco prima, penso sia di quel video, dove noi vediamo Roby andare a velocità che noi ci segniamo forse la notte, e abbiamo tutti una faccia molto perplessa sul come lui faccia a fare quelle robe e noi no. No, ma la cosa bella era il cercare, cioè io ero lì che cercavo di capire onestamente come facesse delle cose, poi vedevo effettivamente come entrare in curva e pensavo, ah, ma quindi devo cercare di morire, ah, non l'avevo capito, no, ma io voglio tornare, no, a casa stasera, quindi non... Comunque è stata una giornata molto divertente in cui non si è avverato quel pronostico di Edoardo Vercellesi che diceva devo arrivare davanti a te, c'è stato un equilibrio di massa totale che i cronometri avrebbero potuto... Però va bene. Beh, allora, tu girai con le slick, non dovresti neanche parlare proprio. C'erano meno 16 gradi. Ma non è vero, a me alla fine è sbagliata. Cioè, l'unico che si è fatto fare 3 modifiche sulla moto in tutta la giornata è la pressione delle gomme, e la moto non mota, e le gomme mono. Cioè, se sono un pilota sensibile non è colpa mia. Poi la cosa più bella è stata il momento in cui l'ho visto andare contro mano nella via di fuga. Che là ho detto, vabbè, forse è successo, potrebbe essere successo qualcosa. Comunque, una giornata bellissima, ragazzi. Peraltro si sta organizzando, questo lo dico a favore di tutti coloro che sono della mia zona, che sarà una cosa molto importante. Come tutti sapete, almeno la maggior parte sanno, il Team Leopard si è comprato il circuito internazionale di Viterbo, ci ha messo i soldini, se l'è comprato, e stanno organizzando proprio insieme a Robby una giornata pit bike e mini GP proprio al circuito di Viterbo. I posti saranno molto limitati, quindi chiunque voglia, profilo Instagram di Roberto Lolfo, andate a chiedere, perché non ci saranno tante pit bike a disposizione. Io mi porto la mia e vado a girare direttamente con la mia, così almeno lascio la pit bike a chi può magari fare meglio di me sulle moto, che sicuramente siete in tanti, soprattutto giovani. Quindi chiunque abbia voglia, profilo di Roberto Lolfo. Ritorniamo sull'attualità e sulla Superbike, scusate la felpa peraltro abbastanza schierata. Paddock Misano 2018. No, a proposito, tornando su Superbike, quindi secondo te cosa è cambiato rispetto al 2019 di Bautista per non aver commesso gli errori che ha commesso all'epoca? Le condizioni della seconda parte di stagione, e quindi la tranquillità. Ci sta. Buonasera, ecco, amico Matteo Nitti, che ci segue da lontano, ci sarà nella prossima puntata, o lui o Giacomino D'Aroldo, cercherò di fare un po' di palleggio. Parliamo invece un pochino, Edo, della situazione 2023. C'è la bomba Petrucci in arrivo con Barni, non dico a ciel sereno, però diciamo un pochino inaspettata, perché sembrava, da come aveva detto Xavi qui a Motorbike Circus, abbiamo sentito anche Barnabò, sembrava che l'opzione Xavi Fore per il 2023 sarebbe stata la più quotata. Danilo ha evidentemente visto il posto in Aruba chiudersi in quel modo e ha pensato di piegare sull'unica cosa in cui può chiedere a Ducati un supporto totalmente ufficiale, no? Allora, io ho una visione un po' forse personale di questo passaggio, no? Ed è tutto un dubbio sulle motivazioni. Allora, torno indietro di qualche anno. Quando Petrucci era in Ducati ufficiale MotoGP, più volte ci è capitato di vedere un pilota spento, un pilota in difficoltà,
non soddisfatto, non sereno, non sereno, non appagato. Sorriso che ha ritrovato quando poi è andato in KTM. Adesso, dopo che ha lasciato la MotoGP, ha fatto tutta una serie di esperienze diverse, la Dakar, il Moto America. Però da quanti anni, lo chiedo a voi, da quanti anni si parla di Petrucci di ritorno in Superbike? Domanda numero due, appena firmato con Ducati ufficiale praticamente. Sì, domanda numero anni. Due, perché non è mai successo davvero? Perché lui l'aveva sempre denigrata, paradossalmente. Domanda numero tre, perché a questo punto dovrebbe essere cambiato qualcosa? Cioè, cosa è cambiato nell'universo Petrucci, nell'universo mondo, per fare in modo che la sua diventasse mondiale fattibile, un desiderio di Danilo? Ah, perché l'unico mondiale fattibile, se andare a dopo il Moto America, dopo il Moto America è il livello veramente basso del Moto America, no? Dove la difficoltà maggiore là è veramente in circuito, i circuiti in cui i rettilinei in realtà sono insieme di dossi e c'è la possibilità di sicurezza pari a nulla e i team sono ancora dentro le tende, veramente. Danilo, che giustamente è un pilota veloce, ha una possibilità, Petrucci è nato per la SBK, come dice Pitti, solo che la sempre non sia l'ultima spiaggia. Ora, è anche vero che io non so quanto avrei preferito l'Aprilia del quando ancora non era neanche Aprilia, quell'RSV4 a cui avevo bullonato sopra. Neanche la Art guidava la Yoda quando è arrivato. Bravo, che c'avevano imbullonato sopra di cattiveria con i controdati, la testata, no, con le valvole. La prima gara non l'ha finita perché il forcellone si era letteralmente stortato e era caduta la catena, cioè per dirti il livello di quella moto. E quindi non so io quanto la Superbike possa essere peggio di quei, peggio di arrivare per anni, insomma, dietro. Però è altrettanto vero che comprendo il fatto che, cioè, per me è molto più strano che per dite, ne avevo parlato anche con Bergani, e Bergani ha detto voleva cambiare vita. Ma che vai a fare il campionato americano? Però torniamo, cioè la domanda te la rifaccio. A questo punto cosa vieni a fare in Superbike? Allora, la premessa fondamentale è: io adoro Danilo come pilota e lo stimo tantissimo come uomo. Il mio dubbio è che sia realmente motivato al 100% a fare bene in Superbike. E se è vero che negli anni passati ci fosse questa possibilità del team Aruba, ma perché allora dover aspettare, non scegliere un team ufficiale, scegliere di andare con Barney? Secondo me ci sono troppe cose che non stanno, sai cosa è cambiato? Che adesso la Ducati in Superbike ha vinto un mondiale. Però secondo me il potenziale era chiaro molto prima di questo titolo mondiale. Sì, ma c'era sempre qualcosa che mancava. Cioè, se non eri mai riuscito a vincerlo, qualcosa mancava. Lui con Barney avrà la F23, quindi da comunicato lui dovrebbe avere la stessa moto di Bautista e Rinaldi. Anche perché un pilota come Petrucci non va in Superbike se non con delle garanzie importanti. E quindi Barney avrà sicuramente una squadra con tecnici Ducati in grado di poter lavorare al massimo con lui. Secondo me la grossa incognita è che lui non è Bautista e non è Rinaldi e non è Bassani, è 1,90 per 85-90 kg. E questo vuol dire che tutto quello che hanno lavorato nell'ultimo anno Ducati lo prendono e lo buttano nel cesso e vanno a recuperare quello che aveva fatto Redding. Beh, 1,90 non lo è, dai. 1,80, cioè è grosso. 80 comunque discretamente abbondanti. Ma più che altro è massiccio. È bello more. Però, mettono il peso pilota moto e quindi potrebbe potenzialmente essere l'anno mettono giusto. Mettono il peso pilota moto, secondo me non quest'anno. Questo aspetteremo, ci sono tanti segnali che vanno in quella direzione, ma c'è anche una forte parte di incertezza e anche una forte parte di contrapposizione a questa decisione. Io, e riporto il mio commento e quello di Temporali contemporaneamente, io non sono pro peso limite, nel senso che secondo me ognuno deve correre con la moto che ha e in base alle proprie caratteristiche. Ci sono pregi e difetti di ogni corporatura e da che mondo è mondo, se vai a fare il giocatore di basket e sei alto 1,70 come me, non pensi di fare il centro,
non vai a giocare da 5, giochi da play. Beh, magari negli aspetti motoristici la cosa è un po' meno evidente, però c'è Matteo Pittaccio che dice un paio di cose interessanti. Dato per cominciare, dice che in Moto America è stato utile per fare esperienza sulle derivate moderne, e questo è comprensibile. Però io a questo collego sia il discorso peso pilota, peso moto. Ci aggiungo la domanda di Giulietto che dice: avete letto di un possibile abbassamento dei giri per Ducati per l'anno prossimo? No. È un'ipotesi credibile? Allora, il regolamento in questo frangente però parla che la moto più competitiva sulla griglia debba subire un qualche tipo, insomma, di reprimenda, altrimenti non avrebbe senso che Kawasaki sta ancora a litigare per quei 500 giri. C'è da dire, Edo, però, che o l'una o l'altra, nel senso, non è che gli mettono 10 kg più a Bautista e gli levano 250 giri, perché questo non sarebbe molto credibile, no? Dal mio punto di vista, se decidi di togliere, cioè di mettere il peso limite, togli però ripristini la situazione normale dei giri, almeno. Tecnicamente dall'anno prossimo tutte e tre le case hanno l'omologazione nuova, sia Ducati, Yamaha e Kawasaki. Quindi dovrebbero Kawasaki riavere indietro i 500 giri che piangono da un anno e mezzo. Ducati paradossalmente dovrebbe riavere indietro i 1000 che gli hanno tolto nell'epoca Bautista e tornare a avere 250. No, erano di più, erano Solo adesso ne fossero 250. Solo 250. Allora, la Panigale gira più la Panigale Superbike gira più bassa della versione stradale. Esatto. Ma la Superbike girava 250 giri più di adesso, vennero tolti dopo le prime tre gare del 2019. Okay. Perché 1000 giri sono sostanziali, cioè sono veramente giri alla fine della corsa. Per regolamento, tu puoi andare fino a 1000 giri sopra il modello standard. Però 17.000 giri, una volta che gira 16.100 come la la V4R, arrivare a 17.1 vuol dire girare davvero come la Desmo 16. Cosa che sono sicuro che i Ducati potrebbero fare senza troppi problemi, tra l'altro. Io ho sempre il dubbio delle tenute di motori che girano a 17.000 giri, perché se ti parte un pistone ti pietra in casa. La mattina in cui sono venuto, siamo andati a girare, ne ho visto più di uno aperto, hanno di quelle lavorazioni all'interno che tu te le sogni. Cioè, sono dei gioielli all'interno quei motori lì. No, ma io questo lo metto in dubbio, sempre che 17.100 sono tantini al minuto su un 4, La GP7 girava quasi 19.000. Era 800? Sì, erano 800, però... E velocità media pistone comunque, sempre che mi preoccupa sempre un pochino. Però ritorniamo un secondo sui commenti che sto leggendo, perché c'era sempre Pitti che diceva che la sella ufficiale per Danilo sarebbe stata quella di Rinaldi, ma proprio Rinaldi e Cecconi vanno a braccetto, e quindi anche... per un discorso di sponsor non c'è stata la possibilità, l'apertura, diciamo, non c'è stata questa cosa da fare. Io chiedo invece, Edo, perché ne parlavamo l'altra volta offline e voglio sentire se ci sono aggiornamenti a riguardo, per quanto riguarda questa questione del regolamento Pro Honda, o meglio, regolamento che prende spunto dagli errori di Honda nel progettare la CBR, in cui ci sarà effettivamente possibilità di lavorare in modo sostanziale sui telai. Allora, non ho letto aggiornamenti che riguardassero... Non ne sono arrivati, però partiamo già da quella comunicazione che c'è stata prima, se non sbaglio, di Villicum, che è comunque importante, una dichiarazione di intenti molto importante. Honda quest'anno ha già fatto un passo in avanti e in diversi test ha già girato con alcune componenti, chiamiamole evolute, no? Io sinceramente sono abbastanza combattuto, non so bene cosa pensare di questa scelta regolamentare, perché da una parte sono assolutamente positivo e propositivo nel permettere a un costruttore in qualche modo di svilupparsi e di migliorare la propria competitività. Ciò detto, è vero anche che se c'è un regolamento, il regolamento quello è... Se la moto deve essere derivata dalla serie, ti tieni quello che deriva dalla serie. È un terreno di mezzo, secondo me, interessante da dibattere. Ecco.
io non parto prevenuto su questo aspetto. No, però io poi là voglio capire i limiti, nel senso, a me quello che spaventa non è un 2 centimetri in più sul telaio per avere la moto posizionata con pesi e con motore nel punto giusto, e ritengo anche abbastanza assurdo a un certo punto, tipo MVA Gustavo Aprilia, che se ne uscivano con moto di serie da neanche cifre elevate, a 27-28 mila euro, che avevano il pivot del motore regolabile, il cambio estraibile, cioè erano soluzioni che giovavano alla moto stradale, perché effettivamente poi finivano sulla moto da corsa. Ma realisticamente parlando, vorrei sapere quanti degli utilizzatori della RSV4 che l'hanno acquistata e che non hanno fatto un campionato, e ti direi il campionato mondiale, perché se non è pure in nazionale non veniva fatto, quanti loro si sono messi a cambiare la rapportatura interna del cambio col cambio estraibile. Allora, secondo me anche qui forse è giunto il momento, mi caschi la lingua perché lo sto dicendo, però ci sto riflettendo mentre lo dico, forse è giunto il momento di valutare il campionato Superbike e il regolamento Superbike anche in base a quelle che sono effettivamente le esigenze di mercato, perché non sono più moto da 18 milioni di lire, da 20-18 mila euro, ci sono moto da 45 mila euro l'anno prossimo, quindi parlare di moto da 45 mila euro. Ma ormai quasi tutti sono alzati, perché se prendi le R1M sei a 28? 22, 20... No, la M no. La M mai nella vita metto. Ma proprio mai. La M1000 dovrebbe stare pure lei sopra ai 26-27. La 28.000, pensavo decisamente di meno. Ciccio, ho capito qual è il senso. Cioè, se una giapponese mi costa 30k... Dov'è il problema? Il problema è nel campionato mondiale o nella moto stessa? Perché i numeri di vendita che si facevano all'epoca, dicono tutti, non ci sono più numeri sulle super sportive, è altrettanto vero che adesso costano il doppio, se non il doppio un 30-40% in più. Questo anche un pochino, Edo, non fa la differenza secondo te? Fa la differenza il contesto, cioè il contesto è veramente... Aspetta, scusa, Pitti, però sei esagerato. No, no, io sono pro crossover capi, io. E cioè, ci credo, perché tu sei un KTM. Me lo mutate, per favore, a Cantarini, stiamo parlando di cose serie qui, dove vai? Prima parlavamo di CIV, io spero che quest'anno i colleghi di Motorsprint rispingano questa cosa allora, a me quell'idea era piaciuta. Io posso dire a me quell'idea era piaciuta. Piace. A me quella avrebbe casato tantissimo di gara. Poi per X motivi non sei riuscito a fare. Ragazzi, negli Stati Uniti vi ricordo che fanno il King of the Baggers, che è una fra le competizioni più belle mai viste nella storia. C'erano sia la Indian che la Harley esposte a ICMAS. Se siete andati, non le avete trovate, non le avete viste, non meritate di stare qua, andatevene. E vi dirò di più, che mentre la Indian la gira veramente con la Bagger, c'è la versione, la FTR della Indian, ragazzi, 1200, che ha vinto il Flat Track, che è bella. Ho chiamato Matt Cantarini per farmi il servizio fotografico. Ma ritorniamo un attimino però su quello che stavamo dicendo. Edo? No, dicevo che il contesto in questo momento è molto sfavorevole alle super sportive, nel senso che la situazione economica, la produzione, mille cose sono tutte contrarie in questo momento alla buona salute, diciamo, del movimento super sportivo. Anche se è innegabile, i numeri sono sotto gli occhi di tutti, che la Superbike in questo momento stia vivendo un momento di enorme salute, ma enorme salute. Io guardo semplicemente il 2019, quando ho cominciato a commentarla, c'erano 18 moto in pista, adesso ce ne sono 24, 25? E tutte di livello molto più elevato rispetto a quelle di prima. E se togli gli ultimi 5, diciamo, sono tutti piloti e squadre con delle vere credenziali importanti. Anche perché ci sono 6 team ufficiali? Ci sono 5 case con team ufficiali più alcune squadre, semi-ufficiali. Semi-ufficiali, sì. Vuol dire avere almeno 13-14 moto ufficiali o semi-ufficiali. Cioè, questo alza per forza il livello. Mentre una volta, se pensiamo anche solo al 2019, tolti Kawasaki, Yamaha e Ducati, poi dietro era veramente il vuoto. BMW era molto acerba, Honda era con un progetto perché adesso BMW è matura, non ho capito come, perché il passaggio BMW, però non possiamo negare che stia cercando di investire un bel po'. Beh, se... dall'epoca Buzzoni che BMW prende i soldi con la carriola e li sperpera a tratti, perché non si è visto un risultato. I migliori risultati ad oggi che io ricordi sono quelli di Melandri,
il che è più o meno. Io sono molto curioso di vedere quella che sarà la nuova M1000RR in versione Superbike. Quella potrebbe essere uno step avanti enorme. Vero, l'hanno detto tutti, l'ha provata già Michael Van der Marques ed ha detto che è molto sorpreso, insomma, a livello della nuova BMW. Questa è bello, BMW che va ovunque tranne che in SBK, è vero. Anche questo sarebbe da comprendere il perché, ma è inutile stare qui a rimugiare su queste cose. C'è Giulietto che chiede una cosa interessante, così almeno ci sono rimasti 2 minuti veri, quindi la chiudiamo con questa domanda qui. Edo, avremmo anche quest'anno un'altra telenovela a regolamento per la... No. Aspetta, sto litigando con Giulian. Giulia, fallo tu. Vai, bravo. Un'altra telenovela a regolamento per la 600 o no? Non credo. Secondo me si è raggiunto un livello molto buono in Super Sport, un buon equilibrio. Diciamo un tipo di equilibrio in cui adesso si vedono le caratteristiche delle diverse moto, non in un senso di squilibrio, ma in un senso proprio di caratteristiche, architetture. La quasi 1000 Ducati, che ha delle caratteristiche fondamentalmente diverse da una 600 4 cilindri, e secondo me da questo punto di vista abbiamo avuto un arricchimento della categoria. C'è da pesare, secondo me, tantissimo Yamaha l'anno prossimo senza Gerter e Baldassare. Cioè, quello potrebbe essere vera. Cioè, se Yamaha l'abbiamo pesata adesso perché c'erano Gerter e Baldassare che o vincevano o facevano il secondo, sostanzialmente. Cioè, il top adesso è Van Stralen, No, il top adesso sarà vediamo chi prende Van Bros. Avremo qualche Navarro con Tencate. Ma da dove? Allora, ecco, Navarro con Tencate già secondo me è un bel cagnaccio, però ci metterà un po', secondo me, più dei Gerter. E arriva dall'infortunio al femore che non è mai una passeggiata. Poi mettici pure che comunque non è che siano rimasti tantissimi nomi grossi da... No, anche perché le Yamaha l'anno prossimo saranno quella di Corsi, che abbiamo già visto in azione al Trofeo Inverno con Binetto. Alto Go, con quella di Spinelli, dovrebbe correre con la Yamaha di a parole due non mi ricordo è una roba aspetta, vabbè, intanto quella di Van Bross e quella di Tencate, sostanzialmente quelle quattro qua, perché non me ne vengono in mente altre, quindi no, Navarro no, Spinelli ne sono altre, però non di primo livello. Penso a quelle rischia che Kawasaki se la può giocare di più insieme tra Chanonchu e Jari Montella. Diventano sarà in Kawasaki. Attenzione, se Montella sarà in Kawasaki, io spero che Montella trovi una sella. E super curioso di Schroeter. Pitaccio mi offre un assist importante per la chiusura. Sì, molto. Montella dove? Al volo che dobbiamo chiudere, non si sa, ma non c'è nessuna comunicazione? Dobbiamo sentire Manuel Puccetti. Si sa che non sarà con Puccetti perché farà una moto sola, Manuel. Esatto. Solo con Onju. C'è la possibilità che faccia una sorta di secondo team con l'organico della squadra che seguiva Montella quest'anno, ma è ancora un po' da divenire la situazione. È con WFT Spinelli, team di Mengi. Quindi Mengi. Va bene. Ragazzi, andiamo in chiusura. Manca solo un minuto. Edo, grazie mille per essere stato con noi. Buonasera. Io ringrazio a nome di tutti, ringrazio Giulietto Carta e Matteo Pittaccio che hanno dominato la seconda parte di gara della puntata, scusatemi. Dopodiché Gianluca Capriotti, Luca Pulici, Moschitigno 17, Stefano Gibertoni, ragazzi, grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a Matt Cantarini. Ciao a tutti, grazie a te Alex, grazie a Edo, grazie a Cristian prima, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e a Giulia. E ovviamente grazie anche a Giulia Andaga dalla regia, ragazzi, anche da parte mia Alex Di Bisceglie è tutto per questo martedì, ci sentiamo martedì prossimo, ciao a tutti!